benvenuto in questo nuovo video. Questo è un video un po' particolare perché ieri mi hanno hackerato l'account Google e quindi il mio account YouTube. Ieri abbiamo sbattuto la testa contro il muro tutto il giorno, contro il PC, e finché poi ieri sera non è stato proprio cancellato il mio canale YouTube, e lì dalla fase di non accettazione e un po' la prendevamo anche quasi sul ridere perché non capivamo la portata. Nel momento in cui mi è stato proprio cancellato e chiuso il canale YouTube, sono passata nella fase della disperazione, quindi mi sono semplicemente buttata a letto e volevo e ho solo pianto, cioè essenzialmente. Jimmy mi chiama e fa: Silvia, mi faccio, no, io ora vado a letto e voglio solo piangere. E non voglio che nessuno provi a sollevarmi il morale. Io ora voglio solo piangere. E è stato molto liberatorio, devo dire, e necessario. Questa mattina mi sono svegliata con un nuovo spirito, che è un po' lo spirito dell'essere arresa alla situazione e accettare che devo aspettare che tutti gli ami e le esche che io, Jimmy e tutti i miei amici hanno lanciato, perché sento veramente che si è aperta una sorta di mega abbraccio da parte di tutti i miei conoscenti che hanno scatenato le loro conoscenze, e spero davvero che ora qualcuno ci risponda e ci aiuti. Puoi dire di avere il tuo piccolo grande battaglione? Al mio piccolo grande battaglione in questo momento. YouTube è sotto attacco dal battaglione Pro Fashions, ridate l'account. Può sembrare una cavolata, però per me YouTube è veramente importante, come in realtà anche il mio Instagram e tutti i miei social, perché sono tanti anni di video contenuti, sono 8 anni quasi su YouTube e su Instagram. E ci sono, cioè, la mia storia di vita, ma poi c'è anche tutto quello che tutti i miei video hanno dato alle persone. E sì, io potrei anche ricaricarli, però non è la stessa cosa. E quindi vlogghiamo tutto questo giorno, tutto quello che andremo a fare. Abbiamo un sacco di cose da... Ancora sei lì? Se lei non mi dà il riposo, io non mi posso... Dai, riposo! Riposo. Signori. Io posso. Quindi iniziamo questo vlog della... Facciamo cose per non pensare a altre e portiamoci un po' di buon umore. Look of the day, super fashion, leggings top, perché non si sa mai che sia un buon momento per iniziare ad allenarsi, canottiera, sopra ho tirato fuori questo poncho di lana che mi dà delle super homey vibes, adoro. La novità di oggi del loft è che è in arrivo dalla Vale, quindi un tavolo che aveva lei, appunto un tavolo, l'ho spoilerato. Buongiorno. Quando ho alzato mi metterò sotto dalla base. Ok, sì. Raga, è arrivato il tavolo! Yuppidoo! Ovviamente questo è comunque un tavolo provvisorio, ma decisamente meglio di quello. Meraviglia, era barbaro! Grazie mille! E bottino ricchissimo oggi! Ci siamo! Ragazzi, sta arrivando la primavera, l'estate! Oh yes! Oh yes! Comunque dovete sapere che il mio compito, quando abbiamo finito, è quello di mettermi dietro Jimmy e controllare che non cada nulla. Quindi noi andiamo via così, in fila indiana. Io lo seguo. Tutto bene, capitano? Evitiamo di fare bollicino. Esatto, evitiamo di fare bollicino. Io vorrei ci sarebbe. Le altre coppie procedono spedite verso i mulini. Giornatona proficua. Ragazzi, tavolino per mettersi fuori. E abbiamo preso anche degli specchi
da mettere in bagno, che ovviamente non ce le abbiamo. Nel mentre che l'arredo del loft prosegue, i bagni stanno rimanendo un pochino indietro, infatti non abbiamo nemmeno gli specchi. Oggi, passando lì all'IKEA, ho visto queste attaccate al muro e ho detto, ma senti, almeno uno specchio, riusciamo ad attaccarlo? E io sono abituata al Patafix, questo è Patex, quindi tipo mille chiodi, no? Extra forte, metti la roba dietro, l'attacchi al muro. E effettivamente questa è proprio studiata apposta e in realtà è anche già dentro da qualche parte, ora l'ho coperto. Quindi finalmente ne abbiamo presi due, nei nostri bagni avremo almeno uno specchio. Bravo, bella trovata. 7 euro, raga, ma anche bellino. E super sottile e pratico. E già pieno di vita. Ecco. Oh, yes. Dai, ci sta. Sì, indicativamente sì. Vai, sdita tutto. E però mi si rompe in mano, eh. Perché? Con la foto come sono questi giorni. Ok. Let's go. Fammi vedere bagno. Sta roba. Ma secondo me va bene. Dai, dai, neanche si vede. È talmente... Che infame. Almeno io facevo un motivo. Finalmente abbiamo uno specchio in bagno! Yes! Allora, appunto, abbiamo queste piante che sono appoggiate qua. Questi sono praticamente tutti potos. Questa è una Danzoni, il resto sono Potos. Questi li abbiamo già visti nel vecchio vlog, quelle nuove e quella storica. La mia idea è quella di sfruttare la balaustra e abbiamo trovato questa, non la chiamerei per ora soluzione finché non abbiamo tutto sistemato, quindi questa possibilità, che è quella di appendere questi vasi, portavasi, e metterci dentro le piantine. Come appenderli ora cerchiamo di capire, se con un gancio o un nastrino, però l'idea è quella di avere a diverse altezze e diverse misure di piante. Questa più ora, questa mi sa che andrà giù, oppure... Beh, quelle che stanno in alto è il contrario magari, il cesto nero non lo so, va giù. Insomma, ora una su, una giù, comunque, una grande, una piccola. Comunque la mia preoccupazione sì, perché se si stacca un cavo viene giù tutto. Te li viene tutta giù la pianta, viene giù tutto, sì. Allora cerchiamo di capire come, affinché noi, ma se si, non ma si se sta... si snoda, allora Jimmy, se si rompe la balaustra cade la casa, la madonna, che ne so, cioè se devi essere così in qualche modo. Ora prendiamo un gancetto, lo attacchiamo. Ci sono i gancetti che, con cui attaccavamo i pensili in cucina nel vecchio, ecco, appartamento. Vedi, ti vedo già più possibilista, Jimmy. No, ma dicevo, sì, se si dai, staccano questi, cioè non so se hai capito, vabbè, stinodini, se si staccano spiga in testa, sì, esatto. Poi che se ne stacchino tutte e tre, si staccheranno due, lo vedremo ben nonzoloni e lo staccheremo. Così da toglierli da qua e creare più un effetto minimal, e effetto, niente, più avere un ambito minimal. Ti davano noia. Sì, perché qui si accumula tantissima polvere e sporcizia. Quindi ora dobbiamo andare dal nostro carissimo vivaio, appuntamento di ogni weekend, per trovare dei vasi che stanno perfettamente qua dentro e svasare e invasare tutto. Yes. Ti divertirai, anche perché io devo montare il tavolino. Sì, pomeriggio nella natura mi serve. Che posto meraviglioso. Carino questo. Che guarda, posto bellissimo. Sono Ehi, aspetta, ma questo dice per le api? Per le api? Ah, può essere. Wow. Oh, un déjà vu. Mi ricorda qualcosa. Oh, iniziamo a fare le formule di matematica perché... Ma io posso avere lui che cammina in giro così. Cosa stai facendo? Ma che fai? No, ti volevo far vedere una roba. Guarda. Questo. E dai, altro bottino ricco. E ancora non abbiamo testato la fattibilità del nostro progetto. Va bene. Noi confidiamo e ci crediamo. Dimmi. Abbiamo preso quello di ceramica, il sì? tappino. Il sottovaso. Che si compra? Che si compra una piantina? Abbiamo già prese due stamattina. Oggi. Dobbiamo prima prenderci cura di quelle che abbiamo già. Luna. Oh, dai, la capretta. La capretta.
Ah, che buona. Guarda, brava, mi che manca uno per tagliarmi. Buona l'erba del babbo. Babbo, vuoi? Io te la taglio io, stai tranquillo. Bravo, so come tagliare. Taglio tutto io. Bada là, bada. Guarda che lavorino che ho fatto. Brava, Silvi, brava. E questo è il risultato finale. Sono super, super soddisfatta. Ora le piante sono un pochino scariche, ma piano piano l'intenzione è che tutte le fronde poi si intreccino e vadano a riempire la balaustra. Abbiamo trovato i ganci su Amazon, speriamo vergano e che la profezia di Jimmy non si avveri, ma sono super soddisfatta. La mia idea ha trovato realizzazione e la soddisfazione che ne ho tratto è stata veramente altissima. Yes. Volevo chiedervi, ma per caso anche il vostro gatto, o non so, forse anche il cane, quando piangete disperate, che è questa la cosa, cioè quando piangete disperate, viene lì e vi morde? Perché l'una non si tiene, cioè io mi devo nascondere, faccia, braccia, tutto, perché lei quando piango è disperata viene lì e mi vuol mordere la testa, mi morde i capelli. E, cioè, secondo me lo fa per... penso lo faccia per dimostrare la sua vicinanza e il suo affetto, ma è una cosa particolarissima perché appena sento che sto piangendo disperata, lei corre, arriva e comincia a mordermi. Non lo so, queste dimostrazioni di affetto un po' particolari, quindi fatemi sapere se anche il vostro animale domestico lo fa o se è veramente solo l'una. Come si dice? Miau? Ah, e vedi che noi ci sappiamo parlare, ci capiamo. Vai. Ecco. Babbo, dammelo tu e lei non me lo dà. Sal bonus, sal bonus. Vedi ora mi fa scamme. Tre pizze. Ehi, però guarda, ehi, guarda. Dai. Va. Perché quella sta registrando, ma noi facciamo qua. Amore, certo. Ah, e perché registra per vloggare? Sì. Sì, ok, va bene. Però male sei del mestiere. No, ho capito, il che tu vuoi vloggare una cosa simile. Va. Io farei due ma video. Ma no, non c'entra nulla, questo è backstage. Quando tu vai con quello? No, oh, ascolta, senti, allora, no, se lo metto qui un motivo, cioè, tu ti sposti te con la sedia, sembra si debba fare un discorso politico, ci si mandi dalle prossime... Tu non riesci a fare le cose serie, però. Ora si riparta, vediamo che si riparta, tanto si riparta. Bellino, guarda me lo piano. Inizia te, vai. Quindi, durante il nostro viaggio in Thailandia, questa no, domanda... No, ferma, hai detto che entravo io nel video. Sì, sei arrivato. Allora sono io il primo a parlare. Eccoci ragazzi, sono arrivato pure io. Non ti siedere.
Non mi si vedeva, ma cazzo. Sì, cioè, vabbè, dai, sei quanta, arrivato. Quanta cosa hai? 14 minuti, ti prego, non utilizzare. Allora. Non ridere, non, non devi ridere. Non c'è bisogno che dici che sei arrivato, ti svegli. Cioè, non c'ho le sopracciglia. Vai. Come stai con punto? Quindi, durante il nostro viaggio in Thailandia, vi avevamo fatto questa domanda. Un perché ci doveva essere. Senti, allora, se ho... Però sì, il sondaggio, un motivo ci doveva essere, ma te l'ho pure detto prima in backstage, madonna. In backstage. Madonna. Ok. Vai. Quindi, non sapete neanche avevamo posto questa domanda. Che motivo ci doveva essere, forse? Esatto, perché dobbiamo vedere la cosa che stavamo postando. Quindi, partono i nostri viaggi di gruppo. Ve l'abbiamo chiesto perché volevamo fare questi viaggi di gruppo. Il primo viaggio sarà nelle Marche, un viaggio all'insegna dello sport, dell'avventura. Ma ci sarà qualcosa di molto particolare. Perché andremo una notte a costruire delle tende sospese fra gli alberi, dormiremo lì. Ci sarà tanto e-bike, scoperta, avventura del luogo, un viaggio sostenibile, una figata pazzesca. C'è del buon potenziale per grosse risate, divertimento, natura, sport, chi più ne ha più ne mette, eh? Io vi ho detto tutto. Ma ci sarà qualcosa di molto. tagliala. Sono motivato. Domenica mattina che inizia lenta, finalmente abbiamo il tavolino fuori, tavolini fuori, alla fine ne abbiamo presi due perché due sono più lunghi e costano meno che uno e in più hai più spazi per i piedi, quindi consiglio nel caso di prenderne due, queste sedie ce le avevamo già. Sorseggio il mio amatissimo caffè americano, che io faccio caffè in moka e aggiungo acqua bollente e inizio questo nuovo libro di Taylor Jenkins Reid, che è una delle mie scrittrici preferite, ho scoperto essere. Ho iniziato leggendo I sette mariti di Evelyn Hugo, Seven Husbands and Evelyn Hugo, e li leggo in inglese, sono stupendi, io adoro tenermi allenata e mantenerlo vivo leggendo. E ho letto anche Malibu Rising mentre ero al mare. Sono letture abbastanza leggere, da spiaggia, diciamo, però ora mi va, ora ho bisogno un po' di questo. Domenica sera modalità meal prep, incomincio a cuocere al forno tutti questi broccoletti che ho tutti spezzettati, adesso aggiungo un filo d'olio, un po' di spezie e vanno in forno. Olè. Tu? Che vuoi? E quando lo vuoi? Ora. Dai, su, è lì, muoviti umana, guarda, le mie ciotole, su via, vuote, riempire, o adesso. Te zampette, dove vai? Ieri, domenica, ci eravamo presi un'altra giornata per leccarci le ferite e stava andando bene finché nel pomeriggio hanno incominciato a creare per la barzelletta ormai. L'account Amazon di Jimmy, e allora lì abbiamo capito che in realtà il problema non ero stata io che non avevo protetto abbastanza bene il mio canale YouTube e Gmail, ma erano proprio entrati da un computer. E secondo me l'unica cosa che mi riesce a far mantenere la calma è il fatto che dentro di me credo fermamente che riuscirò a riaverlo e quindi voglio pensare positivo. Sono molto felice e fiera di come abbiamo reagito e è una cosa molto bella perché io non sono così, io sono una molto impulsiva, una che si arrabbia, non esterno troppo le mie emozioni, però le butto contro di me e quindi se io sono arrabbiata, poi rimango arrabbiata finché non ho la soluzione. Invece qua non è che mi sono arresa, ma ho detto ok, io ho fatto il massimo che potevo fare, ora devo solo attendere e posso decidere se attendere
piangendomi addosso per 3 giorni, 4, 5, quelli che saranno, oppure fare andare avanti con la mia vita. E è così che ho reagito. E questa è una cosa che avevo letto nel libro di Borzacchiello. È come se quelle parole mi siano entrate in testa e hanno poi fatto click nel momento giusto, nel momento in cui dovevano. E questa cosa, non so, mi rende troppo felice da una parte, perché dico Bloomwell funziona, e dall'altra mi lascia veramente esterrefatta, perché dico cavolo come funziona la mente umana. E basta, io concluderei qui questo video. Dove lo vedrete non lo so, ma sono sicura che lo vedrete perché lo state guardando, quindi grazie per avermi accompagnato in questi 3 giorni molto molto difficili per me. Mi siete stati vicinissimo, vicinissimo in questi giorni tramite Instagram, io vi ringrazio. Questo canale nasce per voi ed è una delle cose più belle che io abbia mai fatto, dove ho veramente messo l'anima, il corpo, la testa, tutto, tutto, per me è tutto qua, quindi speriamo bene, e se no nuovo capitolo insieme, ragazze e ragazzi, perché so che ci siete anche voi. Quindi grazie mille, io vi mando un grande abbraccio, un bacio. Ci vediamo nel prossimo video. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un commento. Grazie mille. Ciao ciao!